Comandante generale Terzano, qual è l'obiettivo del progetto Erano Giovani e Forti? L'obiettivo del progetto Erano Giovani e Forti è quello di rendere omaggio alla memoria dei 5.718 caduti della provincia di Caserta, che rappresentano idealmente tutti i caduti della Grande Guerra. Questo non è soltanto un'esposizione di cimeli storici anche di alto valore storico, ma vuole essere anche un posto dove riflettere sul significato del sacrificio degli uomini in grigio verde dell'esercito, che hanno poi permesso e hanno contribuito con questo loro sacrificio a costruire la nostra identità nazionale. Perché un giovane del 2017 dovrebbe venire a vedere una mostra? Perché ci sarà una mostra? Sì, un giovane a mio avviso deve venire in quanto sei cittadino italiano, perché può scoprire le radici da dove noi arriviamo. E la Prima Guerra Mondiale è stato un evento, al di là della tragicità, importante, perché ha permesso di costruire l'Italia che nasce dal Risorgimento e arriva proprio fino al 4 novembre del 1918. Lì ci sono le radici del nostro essere italiani. Noi possiamo godere della nostra unità nazionale proprio grazie al sacrificio degli uomini in uniforme, ma anche dei sacrifici della società italiana. Molti caduti della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, sono giovani, in molti casi giovanissimi. Evidentemente avevano un forte amore patrio. Come si può rinvigorire ai giorni nostri questo amore patrio? Se lei lo vede in qualche modo scemato, oppure parlo chiaramente dei civili, ecco, della gioventù civile, ecco. Io ritengo che i valori di unità nazionale, di democrazia, devono essere propri di generazioni. I giovani in particolare devono essere guidati, devono conoscere quelle che sono le loro radici, devono essere indirizzati dagli adulti, perché soltanto conoscendo da dove siamo partiti si potrà poi capire il presente, per poi rivolgere lo sguardo verso il futuro, perché poi i giovani saranno il futuro della nostra nazione. Se noi siamo in grado di creare delle giovani generazioni consapevole di cosa vuol dire essere italiani, avremo sicuramente dei giovani in prospettiva che faranno ancora più grande la nostra nazione. Grazie al comandante della Brigata Garibaldi Terzano. Grazie.